strian carousel of sardia è renewed from the year to year the appointment of 6 and 7 of July in Sedilo one of the most spectacular festival in the island Conto Banco di Sardegna online approfitta della promo Apri subito il conto online Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Discover the thrilling tradition of Ardio Sedilo, an equestrian joust celebrated every 6th and 7th of July in honor of Saint Constantine. Over a hundred devoted riders demonstrate courage and faith by galloping around. The Church of San Constantino. It's a unique experience filled with rituals, religious celebrations, and performances, culminating in the audio on foot on July 17th. We await you in Sedilo, Come and live the audio. Amici di Dinamo TV, ben ritrovati in questa puntata del Mercato a chilometro zero. Paolo, squadra maschile è finita e quindi anche il nostro mercato rallenta. Un appuntamento così in avvicinamento al weekend, per fare un po' il punto. Eh sì, non ci sono più i grandi annunci delle, degli, delle altre settimane, però abbiamo finito il roster. Adesso è bello un attimino andare a vedere il confronto con i roster che si stanno creando in tutta la Serie A. È un campionato sempre più duro, competitivo. Manca... Scusate da finire la squadra squadra delle women e, e, e cominciare a capire come potrà essere la dinamo dell'anno prossimo lo abbiamo già fatto con le dichiarazioni di Markovic lo faremo con Federico e cercheremo anche di capire quali sono eh, le competitor più importanti della Dinamo che comunque ha costruito una squadra molto interessante, vi faremo poi vedere vi stiamo già facendo vedere allenamenti dei giocatori che si stanno già preparando un po insomma, di highlights. Mes messaggi, highlights le loro caratteristiche però abbiamo tanto, abbiamo fatto il camp abbiamo la campagna abbonamenti, insomma c'è un po' di materiale al fuoco sempre Beh, diciamo che non si va mai in vacanza questa è un po' è la costante come giustamente ricordava Paolo, si è chiusa la settimana la finestra di prelazione riservata agli abbonati della campagna abbonamenti per il campionato LBA 24-25 la maglia di un'isola adesso la segreteria e gli uffici stanno provvedendo a tutte le verifiche e dovrebbe essere imminente il lancio della campagna abbonamenti libera quindi chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento è aperto il nostro contest la maglia di un'isola oggi spontaneamente maglia delle women così variamo un po' sulla nostra sulla sanna collection Grande eh. grande salvezza primo anno di Serie A con tante giocatrici che venivano dal San Salvatore Selargius che tra l'altro società amica eh, che, che ha dato anche le giocatrici per andare al 3 contro 3 sì. della LBF e venivano da lì venivano dalla 2 con una, tutto un esordio per qualunque per la società per il coach per, era una prima per in per ogni insasta, occasione sempre il coach che aveva allenato a Cagliari ma Tornava per, per, con questo nuovo progetto. Ho fatto veramente un grandissimo lavoro perché quella gara 3 di Broni resterà quella. nella storia ah, eh, delle Dinamo Women eh, con Kennedy Burke, eh, con eh, l'altro MVP del campionato, esatto, esatto. Sierra Calun insomma una bella squadretta. Noi, ovviamente, vi rinnoviamo come sempre l'invito a inviarci il vostro materiale al 320-1974-843. Raccontateci la vostra passione Dinamo attraverso le maglie, quelle che per voi è Rappresentano la Dinamo, quello che per voi rappresentano appunto la maglia di un'isola, e non soltanto Paolo Contest lanceremo anche sui nostri canali un sondaggio perché appunto con il roster della squadra maschile finita vogliamo sapere dai nostri tifosi quale, secondo, quale sarà il giocatore chiave di questa squadra. Che potrebbe essere non il preferito. Non il preferito, quello, presto esatto, per avere preferenze. Ma, non, ma quello che. Io secondo, ce l'ho già il mio preferito esatto, oh, voi, volevo dirlo, volevo fare coming out no non lo farò. Che secondo voi può essere più determinante all'interno della squadra, fermo restando che adesso faccio questo termine un po' forte ma con un paragone NBA eh, ho visto le, ci, si stanno svolgendo le, si stanno svolgendo le partite del prelimpico, tra cui l'Italia, tante esatto. altre nazionali importanti, il, il basket dimostra ancora una volta di essere mai così: uno sport di squadra. Doncic che fa tripla doppia con la Slovenia, che però prende 106 punti dalla Croazia, e dimostra di essere poco squadra, nonostante un giocatore straordinario di quel livello. Giannis che nella Grecia fa. Una grandissima partita, ma dietro a una squadra di una solidità, eh, al di là dell'avversario, certo. di una solidità molto squadra. E quindi è vero, il giocatore chiave potrebbe essere anche più di uno, però eh, nel basket ormai il giocatore che fa, unico che può fare il One Man Show, è diventato sempre meno possibile, Anche se magari un giocatore ti risolve la certo. partita ti aiuta a vincere, però potrebbe esserci un giocatore proprio chiave che risulta determinante sul resto. Il giocatore chiave di due anni fa è stato di Sean Stephens, nel senso è arrivato: ha cambiato certo. tutto dal punto di vista. Poi non numericamente, da... esatto. nel senso non è il giocatore MVP per numeri, esatto. per punti segnati, per schiacciate, potrebbe essere il giocatore più importante l'anno prossimo. Ma certo. il netto che ci sono dieci giocatori nuovi, e quindi non sarà facile, poi sarà forse la chiave sarà trovare la chimica tutti insieme. Però insomma vediamo quali sono anche diciamo così, le, i gusti no dei nostri tifosi. Siamo curiosi, facciamo un'indagine per esatto. vedere un po'. Chiaramente insomma, parliamo di basket estivo, quindi in attesa del campo. Ricordavi eh, in, in corso il, la qualificazione alle Olimpiadi, alle due e mezzo gioca l'Italia stanotte e abbiamo il nostro Sokoloski, sconfitto la prima. Eh sì. Aia. Beh Bahamas... Bamas come abbiamo scritto 5 giocatori NBA un ragazzino che ha fatto grandissimo talento del 2005 che ha fatto 21 punti ha risolto la partita nel finale la Polonia ha recuperato da meno 20 a meno 5 col possesso Stava Sokolowski ha giocato un grande ultimo quarto difensivo è stato molto importante adesso si giocano tutto con la Finlandia entrambe battute dalle Bahamas per arrivare a, ricordiamo sono gironi da tre, poi si, ci si incrocia con un altro girone da tre, le prime due passano con la semifinale seconda contro prima e quindi potrebbe andare a trovare almeno una semifinale con la Spagna e se dovesse passare la Spagna da prima e poi si vedrà però giocatore garantito, giocatore che è un perno della nazionale vediamo se riuscirà con la Finlandia a dare il suo contributo da protagonista per portare la Polonia almeno a giocarsi le semifinali. E tra l'altro, aperto e chiuso, questa fammela dire? Va bene, la partita col Baren, di cui potremmo parlare per tanti motivi. 60 spettatori paganti, un italiano, una bandiera ai quattro mori. Bandiera ai quattro mori che non manca mai ovunque, <ride> ovunque. ovunque quando siamo stati in Europa, Eurolega, Rock Up, FIBA, Champions, partite Tutte. amichevoli, Qatar, c'erano sempre, sempre bandiere della Sardegna, questo, ma lo vediamo ovunque, concerti dappertutto, okay. quindi la Sardegna per tutti. Nelle grandi Europa, occasioni. Ovunque nel mondo. Si chiama mercato a chilometro zero. Non è certo un caso. Entriamo all'interno delle eh, tematiche inerenti al mercato. Squadre che iniziano ad avere sempre di più una connotazione La settimana. Abbiamo salutato Usman Diop, annunciato ieri eh, dall'Olimpia Milano. Squadre che prendono una forma sempre più chiara. Paolo, ti chiedo una panoramica. Sì, per alcuni è un po' più di un mercato a chilometri zero, è diciamo un che è un po' qualche, qualche... No, Lo zero sono gli zeri, mercato mercati zeri, a zeri, a tanti zeri, zeri. Però fermo restando che poi magari. Eh, proveremo a fare a, a roster chiusi una specie certo. di, di seeding come fanno un po' tutti i siti, gli addetti ai lavori è, di, è molto difficile come quando incontri una squadra al calendario cioè, eh, Ma la prima incontro a Milano, poi magari si presentano senza cinque giocatori con eh, una preparazione durissima magari te la giochi di più, magari si vengono da un triplo turno, eh, doppio eh, turno di Eurolega, certo. quindi è molto, è molto labile, però Proviamo anche a capire quali saranno le forze del campionato, quali, quali saranno le, sulla carta, diciamo, le favorite su quelle che hanno speso di più, quelle che hanno avuto più budget. La Dinamo abbiamo detto più o meno a metà la squadra che voleva, la squadra che voleva costruire secondo le proprie possibilità, con le proprie idee, l'abbiamo detto più volte. Milano, in questo momento, rimane secondo me la squadra nettamente più forte che che allarga la forbice o comunque che in, di base in partenza avrà il ruolo di favorita sia in Italia che per arrivare magari tra i primi posti in Europa hanno è ufficializzato Dimitrievich, avevano Nibo, eh, Harmony Brooks, Lidei, Usman Diop, hanno tenuto Flaccadori, Bortolani, Ricci, Tonut, Miroti, ci dovrebbe rimanere anche Schilz, eh, Bolmaro, che è altro acquisto con buyout eh, pagato di altissimo livello, bisogna vedere se vorranno aggiungere un altro playmaker, Dimitrievich fa il playmaker, Bolmaro una guardia che può portare palla, però probabilmente prenderanno un playmaker che non sarà più una peer, sembra offerto anche a Bologna. E potrebbero prendere addirittura anche Moteiunas che ha dichiarato che Monaco non si è fatta più sentire, quindi potrebbe trasferirsi a Milano. Difficile la collocazione perché Moteiunas gioca a 4. C'è Mirotic da 4, c'è certo. Lidei da 4, 4 e 5. Sono tanti perché poi c'è anche Ricci. Poi sotto c'è Nibo, c'è Diop. Cioè abbiamo visto eh, tanti giocatori che possono poi magari andare anche nel 5. Quindi squadra molto lunga, molto forte. Bologna sembra aver risolto uh, rispetto alla nostra ultima puntata, Banchi sarà allenatore, il budget come dice Baraldi da conferenza stampa ufficiale per annunciare il nuovo sponsor tecnico sarà vicino a quello della passata stagione quindi significa importante certo. perché sono giocatori che rimarranno a Bologna importanti, Schengela, Bellinelli, su tutti dovrebbe arrivare Graziulis, c'è Paiola che rimane, c'è Zizic, c'è Devontekakot che che rientra dall'infortunio che va patito, Polonaro dovrebbe rimanere, potrebbe arrivare a Chele. Ecco i due giocatori italiani, in questo momento che sono. Più gettonati che si devono diciamo così a casare uno anche di ritorno potrebbe essere Diouf ma Achele è Alvitti Alvitti è stato accostato a Brescia sembra un po' essersi raffreddata vedremo ma Brescia manca delle spot al posto di Petruccelli che è andato a Trapani quindi deve sostituirlo e Achele potrebbe finire a Bologna ricordiamo anche lui a Brescia ha salutato un po' di giocatori sia sì. Tortona che Brescia Tortona finito Tortona squadra molto forte lo abbiamo detto con un budget importante. Cuse, che sarà anche la Summer League. Christian Vital da guardia. Strautins, che ha fatto una gran partita con la Lettonia in gara 1. Poi hanno perso eh, male, gara 2 dalle Filippine. Goram, giocatore di alto livello, arrivato da Ritas. Con Kamagate, confermato il prestito da Milano. Baldasso De Negri, che ritorna uno dei migliori italiani dell'anno scorso, che ritorna. Eh, a casa, nel senso che lui è Alessandrino di nascita, Wims Severini, biliga, altra firma molto importante, 0-0. Grande squadra sia per la Champions che per il campionato. Venezia, uguale, grande squadra, Ennis, Parks, eh, confermati a, Maris, eh, a Marisim, Cabenghele, arrivato Moretti da Varese, uno dei migliori giovani o comunque giocatori italiani dello scorso campionato, Casarin, Whittle da Pistoia. Tessitori Fernandez che ha confermato che sarà il terzo playmaker e Lever. Manca solo un giocatore che dovrebbe sostituire Tucker, che potrebbe essere Xavier Munford visto in Eurocup, visto Tel Aviv, giocatore molto importante anche lui dal pedigree europeo con già grande esperienza. Quindi Venezia si appresta a chiudere la squadra molto competitiva, Peppe Poeta, che a me personalmente <ride> piace tantissimo come allenatore, secondo me, potrebbe essere una grande sorpresa. In positivo, certo. secondo me Brescia ha fatto bene a puntarci. Ricordiamo che Alessandro Magro andrà a allenare i Wolves in Lituania, la squadra che ritrova un giocatore di Siena, perché tra le tra i dirigenti ci sono Lavrinovic, che lui allenava da assistente a, a Siena, Siena all'epoca. All'epoca di banchi, di pianigiani, eccetera. Quindi non è un caso che. Si chiude un cerchio voluto, anche lì. L'abbiano voluto in Lituania, certo. Ivanovic della Valle, al viti possibile. Alla piccola c'è Bilan, c'è Cuonu, c'è Barnell, ci potrebbe essere Diouf e ci potrebbe essere Chris il nostro Dao, ex. Chris Dau, che dovrebbe essere il cambio del 2 e dell'1, potrebbe fare sia playmaker che guardia. Queste sono le cinque squadre più forti, in cui dentro si sta, sta arrivando con il trattore Trapani, certo. perché Trapani ha preso Petrucelli, Alibegovic, Rossato. Tutti e tre italiani di alto livello a Petrucelli, super nazionale, certo. che è giocatore garantito. Rossato, uno dei migliori tiratori, ha fatto una grande stagione a, a Scafati, Alibegovic. Lo conosciamo tutti, può fare il giocatore titolare anche in serie A e fare la differenza se è un giocatore importante da italiano. Quindi Trapani ha degli italiani già molto importanti per la serie A e questo era già un primo dubbio che hanno fugato. Poi hanno confermato Gentile, Mollura, Mobio, Pulazzi e il cambio del lungo, che sarà Orton, che era il lungo titolare in A2. Possono prendere 3-4 americani di altissimo livello. Quindi Trapani, per me arriva a piazzarsi subito in alta classifica. Molto, molto alti, non è così sfacciato Antonini se dice che vorrebbe arrivare in semifinale playoff è molto ardito è ardito dirlo a luglio. a luglio però una squadra che sicuramente sarà importante dietro tutte le altre diciamo che Reggio e Napoli sono le due squadre che devono prendere più stranieri sono le squadre che si devono ancora completare quindi aspettiamo ma saranno sicuramente squadre eh, importanti da playoff come da playoff sarà Trento a cui manca probabilmente un giocatore o due per completare il quintetto, poi via tutte le altre. Eh... Cremona abbiamo detto interessante sui giocatori di due. ecco forse le squadre di cui conosciamo meglio o un pochettino più con il punto di domanda sono Pistoia Varese, Varese perché gira intorno alla decisione di Menion ha preso giocatore come Harris che è un giocatore che è un navigante in Europa come Greida Bamberg ha confermato dei giovani italiani bisognerà vedere chi prenderanno sembra che abbiano alzato il budget a 120 mila dollari per il lungo titolare però devono ancora bisogna ancora capire che squadra sarà Pistoia non si sa l'allenatore dovrebbe essere Bobalic che sarebbe l'esordio assoluto come allenatore non solo in Italia però ha firmato dei giocatori Chiles l'ultimo ex Trapani insieme a Brajkovic, a Forrest, a Numba, Silins non si capisce bene anche qui ancora la situazione e il valore della squadra però eh, Treviso squadra molto compatta mm. molto Beh, confermata rispetto agli altri con anni continuità. con Mascolo l'ultima ciliegina, giocatore che sì, non potrà ritornare a essere importante dopo l'anno a Bologna e chiudiamo con Trieste che ha firmato eh, Jeff Brooks, grande presa con Ruzier che viene confermato, adesso prenderanno gli americani potrebbero rimanere Reyes e l'altro Brown che c'era l'altro Brooks, scusate che c'era in A2, quindi anche Trieste interessante però diciamo che anche Scaffati e chiudo con eh, Nicola, abbiamo detto quattro quinti del quintetto presi con giocatori molto esperti per l'Europa, di grande talento al momento non vedo squadre ecco forse Varese e Pistoia con quel, quel punto di domanda più grande più, grande, però il resto più incognite è una grande, è una grande giungla per arrivare al playoff vedremo dove potremo collocare la Dinamo dove ci arriveremo, secondo me il giusto da neutri più o meno a metà, metà. Metà con questo quadro, poi Quindi come metà sempre, è il campo. vedere come finirà. Chiaramente, bisogna avere un'idea dei roster completi. Dopo l'almanacco del nostro Paolo, con tutto lo scivile dalla canestro io andrei in pubblicità a Paolo e poi torniamo con le vostre domande di mercato. Passa a Fiscal 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Le risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti proteggi in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione leggere le condizioni e il set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua, your next level. Oh, è il momento delle domande di mercato. Paolo, io prendo l'assist della prima domanda che ci hanno fatto per trattare un tema importante. Ci chiedono perché non abbiamo mai preso Alessandro Gentile. Alessandro Gentile ha annunciato il ritorno in Lega 2. Torna a Milano, sponda Urania, eh, un giocatore che è stato, lo sappiamo, decisivo nella massima serie. Insomma, un vissuto particolare. Vi invitiamo, se non l'avete fatto, ad andare a guardare la sua intervista pubblicata da Overtime: Storia Speaking, in cui parla anche eh, dei problemi eh, con la depressione, argomento ancora tabù eh, per, eh, per sotto tanti punti di vista. Come mai non abbiamo mai preso Alessandro Gentile? È un nome che è stato accostato più volte, attenzione! Sì, soprattutto anche in passato anche quando lui era al massimo dell'hype a livello di prospetto, però in quel caso da Milano aveva dei range, comunque ha sempre avuto dei contratti molto importanti che andavano anche a 6-0 a Milano e quindi lì non c'è stata mai la possibilità comunque di intavolare una trattativa con Gentile purché fosse amico, tra virgolette, certo. comunque... Della Dinamo che ci fossero state più volte tante sfide contro, ma non è mai stato possibile prendere, onestamente, poi nell'ultimo periodo io mi aspettavo probabilmente lui ha fatto anche una scelta di vita rimanendo a Milano, sì. io mi aspettavo che lui potesse rimanere ancora in uno perché va dato merito a Boniccioli qui che è nato, adesso ha preso il progetto di Torino di averlo fatto giocare da playmaker di, averli, di averlo fatto giocare una buona stagione a Scafati assolutamente non negativa, è un giocatore molto condizionante purtroppo ha avuto anche un grosso infortunio al polso, alla mano che non gli ha permesso mai più di ritornare quello che era, non è mai stato un grandissimo tiratore da tre punti ma quello che faceva anche canestro da tre punti adesso è un giocatore gran fisico spalla canestro eh, può essere determinante, l'abbiamo visto anche qui a, a Sassari l'anno scorso quando giocava in post basso eh, contro Di Noi è un giocatore che però quando ha fatto Brindisi, Trento non è mai riuscito a, a fare la differenza e ad essere anche avarese a essere determinante e quindi è un giocatore che secondo me molte squadre non lo prendono al di là del costo perché cioè, è un giocatore troppo condizionante dal punto di vista tecnico all'interno di un gruppo bravo Boniccioli l'anno scorso con tanti giocatori americani a ritagliarli uno spazio alla fine non sono arrivati ai playoff eh, però io gli auguriamo il meglio possibile a Milano sicuramente in A2 può essere un giocatore può spostare so gli equilibri si sposta spostare gli mm. equilibri, l'ho fatto a Udine è eh, un pochettino però anche lì poi dopo non l'hanno tenuto bisogna vedere poi a Sponda Uragna se riuscirà a essere veramente un giocatore che fa la differenza il tema caldo in queste settimane abbiamo detto con roster chiuso in attesa che le altre squadre eh, completino i propri scacchieri è la lega basket femminile lega basket femminile parto subito con una domanda in cui ci chiedono eh, è Sara Crudo verrà confermata, in realtà lo spot di Sara Crudo dovrebbe essere già stato annunciato, Paolo. Sì, diciamo Al che nostro malin cuore, il no, 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 fatto che dopo ci sarà mi completerò poi anche con la domanda successiva certo, del campionato certo col fatto che siano sparite tre squadre, ovviamente c'è molto meno mercato per le giocatrici e quindi rimangono sul mercato alcune giocatrici che probabilmente potevano accasarsi anche altrove. In questo momento Crudo che Sappiamo noi è free agent nel senso che non ha squadra come Anna Togliani, per esempio, come altre giocatrici. E le squadre sono meno. Certo. Quindi, noi avremo in teoria un roster da 8. Poi decidi se, se il budget lo vuoi spalmare su 10 risparmiando sulle 8 oppure vuoi farlo di 8 perché vuoi prendere certo. stranieri un po' più forti. Certo. La Dinamo fino a questa, fino a questo momento in queste stagioni, ha preferito alzato di, un, di uno step nel senso arrivando a otto giocatrici vere rispetto alle sette magari del primo anno del secondo anno eh, col fatto che Federica Mazza giocava molto poco a otto secondo me il numero ideale anche per coach restivo È ovvio che uno vorrebbe avere magari da crudo da nona o da e certo, ottava nona certo, e, certo. e un'altra da decima o comunque di avere una panchina così forte però non penso sia possibile quindi eh, Pastrello, Natali sono due, due completamenti che poi hanno dato la possibilità alla Dinamo di avere due giocatrici giovani che già hanno esperienza nel campo Serie A e completare così il, il roster. Arriveremo a parlare dell'annuncio che è stato dato ieri della giocatrice straniera, la Rookie, delle Dinamo Women. Ma prima hai accennato che quadro va a delinearsi per la Lega Basket femminile, perché con la rinuncia anche di Roma, qua non, è solo le, non sono solo le rinunce, Paolo, ma sono anche le squadre che invece non accettano poi di, invece di salire. Questo. Eh è indicativo sì. sotto tanti punti di vista eh sì perché non ce la fanno perché hanno degli, delle spese molto alte Bologna l'ha fatto anche per altri motivi vuole puntare sul giovanile e sulla maschile aumentare il budget perché pensa che purtroppo il femminile non abbia quel ritorno, quella visibilità che loro vorrebbero avere Ragusa, scusami lo dice una squadra che ha esatto. avuto Cecilia Zandalasini e esatto, Maglia Virtus esatto, esatto, non lo dicono eh, esatto, così dei dilettanti, perché Ragusa Roma, su comunque piazze Roma c'era anche un buon pubblico, era tornata in pompa per avere una squadra femminile importante l'ho avuta, è arrivata anche ai playoff come Ragusa che ha fatto le semifinali, spariscono tre squadre importanti, quindi è un grosso colpo duro. Secondo me, sì. al femminile in questo momento le squadre sono 11. Bisogna vedere se si tornerà a 12, se, se qualcuno accetterà di, di risalire. Perché se, se dalla regia ci pongono l'altra domanda, esatto. è strettamente legata al passaggio al professionismo, che poi non è professionismo reale, ma è semi, semi. semi professionismo, però con già, delle, con già dei contratti diversi, con già una, una burocrazia, comunque un, un contratto che si avvicina ai professionisti. Quello può essere un vantaggio per le ragazze, assolutamente, per le coperture, per avere una pensione. L'abbiamo dato, certo, il certo. Contratto, Gli dà una, il contratto è una... un valore importante, però, dallo stesso lato, il ritorno che non c'è femminile, il mercato che gira, i soldi che girano nel femminile, il pubblico che gira, purtroppo, non riesce a coprire questo tipo di contratti. E quindi si vanno a creare, purtroppo, in questo momento, secondo me, più svantaggi che vantaggi. E quindi scompaiono le squadre. E rimanere a 11, poi le, le giocatrici si sì, vuole avere il contratto. Ma le squadre non ci sono certo. più, e quindi dopo devi, e fai molta più fatica a trovare la squadra. C'è una strada ancora lunga, secondo esatto. me, da percorrere per arrivare a, a una squadra che rispetti no, tutte le variabili in gioco. Abbiamo accennato all'annuncio di ieri, abbiamo annunciato Shaili Gonzalez, giocatrice rivelazione del campionato messicano eh, 2023-2024. Lei arriva da rookie, percorso importante. Paolo, in, in, um, al college, tra l'altro, ha fatto un anno in più, è stata ferma quasi un anno per infortunio, ha fatto un anno. In più, poi si è dichiarata leggibile al draft eh, 2024. Sta facendo veramente bene in Messico e, soprattutto, lo diceva anche Antonello Restivo nelle sue dichiarazioni: sarà importante il suo entusiasmo da rookie. Allo stesso tempo, come sempre, quando arriva una giocatrice alla prima esperienza, ci vorrà tempo per farle capire dove è arrivata, come è il basket europeo, ma anche per poter potenziare al meglio il suo talento. Sì, assolutamente, mi sembra che la determinazione. La grinta non le manchino. Eh, giocatrice che ha vissuto, come dicevi, un infortunio. Si è ripresa la grande. È andata in un college. Ha finito in un college importante come Texas, arrivando vicina o comunque per giocarsi il titolo. Sì. Eh, ha fatto benissimo anche BYU. Eh, è una giocatrice nello stile di Antonello Restivo. Tiratrice eh sì, bianca, eh. Eh sì. non ovviamente per motivi di come. Ma tiratrice bianca sì, con sì. grandi fondamentali che puoi giocare da guardia tiratrice principalmente vicino a Carangelo che ha, che ha tanti punti nelle mani ma può anche essere in appoggio può aiutare Debora anche a livello proprio di creare gioco quindi ha visione di gioco sa passare bene la palla ha un buon fisico non è altissima ma è una, una giocatrice che è tecnica che rispecchia secondo me appunto quello che voleva Antonello in quello spot vicino eh, a Debora anche magari una, una giocatrice che possa aiutarla anche un po' a rimbalzo che possa aiutarla proprio anche eh, fisicamente manca ovviamente poi mancano le altre due straniere che si completeranno con eh, Diallo che sarà la cinque titolare però è una giocatrice che si inserisce perfettamente diciamo nelle, in quello che anche in questo caso come nella maschile la richiesta tra general manager e allenatore come tipologia di squadra poi ripeto in base alle possibilità uno può andare a giocare a prendere una giocatrice che gioca nella WNBA, tiratrice, certo. la prende rookie. Però la prende Rookie con un potenziale da sviluppare. Si investe esatto. e attenzione, la butto lì, laureata in comunicazione. Esatto. Eh? Cioè Abbiamo dei competitor in questo si momento. oltre bravo. che un grande seguito social, avremo modo di scoprire e il suo personaggio. Dico, se non dico una stupidata, anche un 3,8 di te di voti al, che, che in America il 3,8 è molto certo. alto della media dei, dei 4 anni suoi. Cinque anni in cui è stata al college proprio di eh, vuol dire che era una studentessa modello era una studentessa anche che aveva non solo la bravura perché lì in America purtroppo ci sono i pro e i eh contro certo, a certo. volte si, si passa nello studio perché si è bravi a giocare in questo caso un po come Renfro quando è stato a San Francisco bravi anche nel, nel, nello studio sì, un po' come dopo Igot Game il esatto. mondo collegiale eh, ha, ha assunto un'altra visione. Proprio a proposito del mondo dinamo women, parte il lunedì il reclutamento per le giovanissime che, atlete che vogliono entrare nel mondo dinamo da lunedì 8 fino al 12 appuntamento nella palestra Tanit eh, per le ragazzine che appunto vogliono approcciare alla palla spicchi. Da questo punto di vista Paolo, il mondo dinamo continua il suo lavoro a 360 ⁇ gradi si investe su giovani atleti abbiamo vissuto una meravigliosa settimana come dicevi in apertura al Dinamo Camp di Alghero abbiamo veramente respirato no? Energia nuova, aria pulita, una voglia, un desiderio in cui la palla canestro è parte fondamentale ma in realtà poi è una scusa per stare insieme, per sì, crescere, sì, per avere input vari ed eventuali. Al, nel giovanile il divertimento è fondamentale che le ragazzine e ragazzini si trovino bene a giocare insieme con la società, con gli allenatori, eh, io ripeto non conta il risultato, fa piacere il risultato, conta Creare delle persone, creare dei giocatori, che è la cosa più importante. Se poi non diventeranno giocatori di Serie A, pazienza, però al fine il goal di un allenatore di una società è quello di creare dei giocatori che possano un giorno arrivare a essere in prima squadra oppure essere comunque a un buon livello e essere delle persone che rispettino i valori dello sport e del club, quella è la cosa più importante. Nel divertimento, il resto che vincano è un fattore secondario, fa tutti piacere, ma secondo me nel giovanile è secondario, eh, ragazzi che avranno secondo me una grande chance perché avere appunto Debora perché Debora è anche una ragazza che oltre a essere una bravissima giocatrice secondo me è una bravissima allenatrice anche con i ragazzini e le ragazzine eh, possono avere le americane possono avere una società a venire a vedere le partite della serie a insomma adesso che c'è lo svincolo libero ognuno può andare diciamo così con le nuove regole della federazione secondo me è una grande chance per provare ad avere un, a fare un'avventura con la Dinamo e per chi invece eh, non avesse seguito il camp di Alghero, c'è ancora una settimana di camp al TANIT, eh, tutte le mattine a partire dalle 8 con il nostro staff, con il nostro Andrea Mulas a disposizione dei giovanissimi atleti, bambini, bambine, ragazzi, insomma eh, aperto a tutti. Siamo addirittura d'arrivo, Paolo. È un weekend particolare in Sardegna perché inizia insomma la kermesse di festival, rassegne eventi, tradizioni eh, vi abbiamo bombardato con i nostri spot Regione Sardegna, il weekend di Sardia che è questa grande giostra eh, campestre, una corsa con i cavalli a sedilo si inizia il 6 quindi se siete in zona se avete modo, se siete in vacanza in Sardegna è assolutamente uno di quegli appuntamenti da non perdere, da non perdere anche i saldi sul nostro e-commerce dinamostore.it o nel nostro store fisico eh, qua a Sassari, in via Neni2 22 direi che siamo ai saluti finali. Possiamo mandare pacificamente al weekend i nostri Passate tifosi. Un buon, weekend. buon weekend, restate come sempre collegati su Dinamo Tv per tutti gli aggiornamenti sul mondo Dinamo. Sapremo la sede dei preliminari di Champions. Attendiamo notizie, perché insomma adesso dovremmo smarcare un po' di cose. Calendario è sede ufficiale dei preliminari di Champions. Che ricordiamo, quest'anno la stagione inizia veramente presto a partire dal weekend. 19-20 settembre, esatto. 18-20 settembre, quindi esatto. eh, è una stagione che inizia veramente presto. Come sempre, buon proseguimento di Weekend. Restate collegati su Dinamo TV. Ciao! You've got dreams. anche essere qualcosa di grande. Immagine what you can do with the right solutions. Sicure against evolving threats. And set up to make the right decisions faster. Ad aiutiamo a proteggere protect and grow. Everything you've worked so hard to build. We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrosure.